Un tecnico specializzato nella biomassa, quindi caldaia a legno, caldaia a pellet, si riconosce da... Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di Superbonus 110, Ecobonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! No, non sono tanto abituato alle telecamere, però vi spiego un po' la storia qui di Mestrino, di Christian, che quando ci ha contattato era un po' nel pallone, non sapeva neanche lui bene cosa volesse fare a casa sua. Ci ha contattati, sono arrivato io in un primo sopralluogo, sono venuto a vedere la casa, ho capito subito che si trattava di una casa che chiamava biomassa, aveva anche tentato, provato con altri installatori di vedere se poteva essere interessante mettere una pompa di calore, ma nessuno gli aveva fatto poi dei calcoli tecnici e anche un preventivo adeguato. Fase iniziale, siamo entrati dentro, ho ascoltato cosa Christian mi ha detto. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo confrontati con il protocollo biomassa sicura è stata un po' quello che ci ha dato la linea guida su come adoperarci all'interno di questo cantiere. Non vi nascondo che poi mi sono confrontato con Ugo, mi sono confrontato anche con Michele, che conosceremo dopo, che è l'installatore specializzato che si sta occupando qui di questo cantiere, e abbiamo cominciato a portare avanti il progetto. Un progetto un po' diverso rispetto ai classici progetti che tu vedi all'interno dei nostri video, in quanto Christian aveva un budget limitato e qui c'erano anche da fare dei lavori di idraulica un po' più complessa rispetto alle classiche opere che noi facciamo in cantiere. Quindi mi raccomando, anche tu, se sei alle prese con installazioni di questo tipo, una delle cose che dico sempre è non affidarti a generalisti ma a tecnici specializzati come Michele, adesso andremo a parlare anche con lui, e come anche Riccardo e anche Daniele. E anche Daniele. Riccardo lo vedi sempre un po' di più nei video perché ha vinto la sua timidezza iniziale. In realtà le richieste sono sempre di più legate al super bonus, legate all'eco bonus, alla cessione dell'eco bonus, cessione del conto termico, per cui Riccardo è sempre più presente e come tecnico devo dire veramente tanto di cappello. Adesso il caffè è arrivato. Merita un aumento però. Sì. E poi facciamo due parole anche con Daniele. Queste sono le piccole cose che fanno la differenza nel lavoro. Tu vedi il rapporto che si instaura poi con le persone, qui Riccardo ha veramente instaurato un buon rapporto, e poi grazie mille per la gentilezza. Volevo farti vedere un installatore specializzato come Michele. La cosa che più lo specializza e lo rende noto è questa, vedi? Banchetto attrezzato con canapa, brioche, caffè e tè. Grande Michele. Numero uno.